L'Italia è l'ultimo paese dell'Europa occidentale, l'unico ad ancora non avere una legge che riconosca le unioni tra persone dello stesso sesso. Questo è frutto di un cinismo del ceto politico di centrodestra e di centrosinistra che ha anteposto il riconoscimento dei diritti di gay, lesbiche, al consenso dei settori più arretrati della popolazione e dell'integralismo cattolico. Quello che è accaduto in regione in questi giorni ne è un emblema, perché la risoluzione proposta da Gatti, cioè dal centrodestra, quel centrodestra che ha fatto notizia più per le attività extraconiugali a spese del contribuente che per essersi occupato dei problemi delle famiglie in carne e ossa, ebbene quella risoluzione è stata votata anche dal Partito Democratico e dalle liste pseudociviche di suoi alleati, molti di quali provengono tra l'altro, come è noto, dal centrodestra, e lo stesso Movimento 5 Stelle che ha votato contro ha motivato dicendo più per la forma che per la sostanza. Cosa hanno votato questi signori? Che a scuola non bisognerebbe diffondere la teoria del gender. Questa crociata che è stata ultimamente lanciata, che è partita dall'Opus Dei, è una crociata sul nulla, perché in realtà l'Europa invita tutti i paesi a educare i ragazzi a scuola al rispetto della differenza, a respingere quindi non solo il razzismo, ma anche quella particolare forma di razzismo costituita dall'omofobia. In un paese in cui per insultare qualcuno gli si dà ancora del frocio, ebbene questo è questa è una cosa di cui c'è bisogno, un fatto di civiltà. Per questo oggi si manifesta in tutta Italia, speriamo che il governo approvi la legge sulle unioni civili, ricordandoci che il centrosinistra in Italia ci ha messo quasi 20 anni, mentre in Grecia e Tsipras ci ha messo 6 mesi. È bene però che accada, perché ci sono tante persone e tante vite che meritano rispetto che finora non c'è stato da parte delle istituzioni. Voglio ricordare un'ultimissima cosa, cioè che i paesi che per primi hanno riconosciuto le unioni tra persone tra lo stesso sesso sono anche i paesi in cui, se sei disoccupato, ricevi un reddito dallo Stato, sono i paesi in cui la maternità e la famiglia tradizionale sono più sostenute dallo Stato sociale. Qui invece abbiamo una classe dirigente di ignoranti e spesso di corrotti che si permette pure di diffondere l'omofobia.